Ciao a tutti, un radioso buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a quest'ultima diretta della settimana. Di che giorno è? Sì, della settimana, nonché del mese, in realtà. Ah, esatto, anche del mese. Bravo, non ci avevo mica Vedi, allora. pensato. Speriamo che maggio sia un mese migliore di aprile e anche di marzo e anche di febbraio. Gianni, l'ottimismo, il profumo della vita, questo non è uno spoiler, non mi risulta che ci fosse, forse ne abbiamo anche già parlato in realtà di ottimismo, non mi viene il nome adesso, Sì, Tonino Guerra, ne abbiamo Tonino già Guerra, parlato. Sì. bene, salutiamo l'Unieuro che non è il nostro sponsor, iniziamo questa puntata, smettiamo di dire stupidaggini anche perché è una puntata con personaggi veramente molto interessanti oggi. Intanto è la giornata mondiale del jazz, Esatto, che sì. è iniziata proprio con questa stessa diretta, proprio, nel senso che dalle 10, proprio dalle ore 10, l'UNESCO ha detto dalle 10 è la giornata mondiale del jazz in tutto il mondo. Si celebra il jazz. Che tra l'altro poco tempo fa avevamo parlato di un personaggio importante della musica jazz, che adesso non mi ricordo. Lutassi, mi sembra. Beh, sì, ne abbiamo parlato ieri di comunque questa settimana di Lelio Luttazzi, sì. Perfetto, sì, quindi è una giornata riconosciuta dalla Conferenza Generale dell'UNESCO dal 2011, Bene. nonché riconosciuta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Mentre per quanto riguarda il santo del giorno, abbiamo San Pio V, Papa, promotore della controriforma della Chiesa dopo il Concilio di Trento. Un radioso buongiorno a tutti quelli che sono collegati. Mi raccomando, fate video party, condividete questa diretta. Vogliamo divertirci insieme a commentare i personaggi di oggi insieme a voi. Sì, e seguiteci anche su Instagram, dove sulle storie metto gli indovinelli e il box per provare a rispondere. E su Instagram siamo Radio Web in volo tutto attaccato. E da ieri Roberto, un nostro amico, ci ha creato un fan club, diciamo, un gruppo. Noi sintonizzati su Radio Web in volo su Facebook, se volete iscrivervi. Esatto, no, noi sintonizzati su Radio Web in Volo, ringraziamo Roberto che appunto ha creato questo gruppo. E, tra Esatto. l'altro, come vedete, oggi abbiamo raddoppiato l'offerta, finalmente c'è la mia intera faccia, invece che solo la metà. Abbiamo. Esatto, da oggi ho due occhi. Allora, iniziamo. Devo dire che è molto strategica questa posizione, direi che la terrei quasi per sempre perché è perfetta, perché il numero e il logo si vedono benissimo. Esatto, il numero che vi ricordiamo essere il 331-222-0590 è qui, non so come mettere la mano per No, indicarlo. muovi l'altra mano. Ecco, esatto, è un po' più Più giù, verso di te. devo fare più in basso. Va bene, a posto così. A posto così. Bene, basta stupidaggini, iniziamo con Kirsten Dunst. Esatto, io tra l'altro non sapevo, ha partecipato anche a un film come Jumanji con Robin Williams. Sì, che io non guardo mai perché mi impressiono facilmente perché ci sono, vabbè, lasciamo stare. E, a parte questo, ha dato il suo primo bacio a Brad Pitt nel film Intervista col vampiro e nelle interviste dice che gli ha fatto abbastanza schifo. Beh, ovviamente a 11 anni, però baciare Brad Pitt a 11 anni diciamo che solo lei l'ha fatto. Ma povero Brad Pitt, cosa ha fatto di male? L'ha detto lei che gli ha fatto schifo. Non aveva ancora fatto svastiche sulle fronti a nessuno quella volta. Vabbè, ad ogni modo, citazione da Bastardi senza gloria nel caso, ecco. Citazione, tra l'altro, che mi fa pensare, lo dico così, però oggi era anche l'anniversario della morte di Hitler, ma non ne parleremo, andiamo avanti, Ah, esatto, perché ne come abbiamo mai già parlato 10 giorni fa. hai deciso di non parlarne?
Sì, ne abbiamo già parlato 10 giorni fa, nel senso, tra l'altro, ricordo che c'è anche il film La Caduta che inizia proprio con 10 giorni prima, quando la gente dice, ah, posso augurarle buon compleanno, Hitler, intanto qui sta esplodendo Berlino, ma va bene, basta scherzare su queste cose. Tra l'altro, torniamo su Kirsten Dunst. Mi dicevi che odia il fumo, vuole che le sigarette siano finte. Sì, io ho letto che si accerta prima di girare un film in cui deve fumare che le sigarette siano finte, però poi dopo tu mi hai detto che ha fumato marijuana, quindi non so quale delle due sia vera, insomma. Sì, non so davvero cosa pensare, infatti. Marijuana è anche droghe illegali, deve aver preso come stile di vita quello di Snoop Dogg. Smoke weed every day, smoke weed every day, basta. E poi nel Bene. 2008 è stata anche ricoverata 3 mesi per depressione e ha ottenuto anche la cittadinanza tedesca per le origini del padre. Ed è stata anche fidanzata con l'attore Jake Gyllenhaal. Non so se ce l'hai presente, io lo ammiro particolarmente per Prince No. of Persia, un film dedicato a una Ok. serie di videogiochi. Ma molti non è piaciuto a me, sì, sinceramente. È un film della Disney. E ha una relazione dal 2016 con Jesse Plemons, che è uno degli attori della serie di Breaking Bad, per capirci. E si sono fidanzati nel 2017, la coppia ha anche un figlio nato nel 2018, non a caso, in effetti, il suo ultimo film risale al 2017, quindi si è preso una pausa per dedicarsi alla famiglia, chiaramente. Direi di sì. Ok, Esatto, la ragazzina di Jumanji, esatto, ti dico nei commenti. cosa? C'è anche Mona Lisa Smile, è vero, è vero. Ah, ok. Allora, il prossimo nato è Carl Friedrich Carl Friedrich Gauss. Gauss. Ok, grazie Esatto. per le pronunce. Che praticamente è stato un grande matematico e definiva la matematica la regina delle scienze. Beato lui, io non ci capisco niente di matematica ancora adesso, faccio fatica a fare dei conti semplicissimi. Sì, quanto fa 2 più Comunque, 2? No, allora, cosa hai detto? quanto fa 2 più 2? No, sto scherzando. Sì, il principe della matematica è stato definito come anche Eulero, Princeps Mathematicorum, è anche il più grande matematico della modernità, opla, in opposizione ad Archimede che Gauss stesso considerava il maggiore tra i matematici, però dell'antichità. Ah, ok, quindi Definiva. Archimede era dell'antichità e lui della modernità. Esatto, c'era anche Zio Paperone. No, non c'entra niente. E Ok. definì la matematica come la regina delle scienze. Mi spieghi questa cosa dei poligoni? Perché dimostrò che un poligono è costruibile con riga e compasso. Questa cosa mi. Ho letto così. Ok. Non lo so, io di matematica non so niente. Comunque, un poligono dovrebbe essere una figura geometrica e lui ha provato a disegnarlo con righe e compasso. Ah, non lo so. Il compasso però non fa i tondi. Sì, infatti vai a Infatti, capire. vai a capire. Vai a capire. Vabbè, comunque non amava re rendere pubbliche tra l'altro le sue scoperte fino a che non erano sicure e valide. Esatto. E faceva più che bene. Tra l'altro c'è un premio a Carl Friedrich Gauss che premia i matematici e ha assegnato dall'Unione Matematica Internazionale e dalla Società Matematica Tedesca. Salutiamo la zeppola. Ed è solo una delle cose, visto che gli sono stati dedicati un sacco di cose, tra medaglie, non so se asteroidi, crateri, cose, cioè. A proposito, Se non state attenti, chiamano anche casa vostra i Gauss fra un po'. Dicevi? l'asteroide ieri è passato senza far danni. Ma è passato addirittura alle 5, quando era. Sì, quando abbiamo fatto la diretta era già passato le 5 ore. Quindi non preoccupatevi, l'asteroide. No, dicevo. No, Successo? fingevo che fosse arrivato l'asteroide. Basta E così. come hai fatto? Ho fatto. Si è mossa anche la telecamera. Ho Molto fatto un bene. jumpscare in diretta, va bene. Allora, rimaniamo in Germania Sì. con lo sportivo di oggi.
Marc-André ter Stegen ha iniziato a giocare nella sua squadra del cuore, il Mönchengladbach. Quello era catarro, sì. No, Mönchengladbach. E poi ha ceduto la tentazione impossibile da rifiutare di andare a giocare nel Barça, nel Barcellona. Tra l'altro la sua storia era quella di un ragazzo che piaceva tanto fare gol, come qualsiasi calciatore che si rispetti. Poi al portiere sanguinava il naso, si è offerto di fare il portiere e lì è rimasto in porta. Esatto. Ed è anche molto amato per essere un campione di umiltà, perché laddove i calciatori si fanno il macchinone, quella marmitta scorreggete ti sveglia. Citazione da Elio. Lui invece andava a fare la spesa nel va in metropolitana. Addirittura pare che sia stato visto andare a prendere il pane in vesti comuni con lo skateboard. Quindi applausi, applausi per Mark André ter Stegen. Poi io non posso togliermi le cuffie perché mi servono, ma farei tipo togliermi il cappello per il personaggio di cui parleremo ora, tra il primo tra i morti di oggi. Io avevo 2 anni. Esatto, nel 1989 muore Sergio Leone, infatti l'anno scorso erano 30 anni dalla scomparsa, detto bene, sì. Esatto, sì. Sì, perché con la matematica. Con Gauss, sì. Ok, e, allora, oltre che morire il 30 aprile, si sposò anche il 30 aprile ed ebbe 3 figli. Non sapeva l'inglese, si portava sempre. Fammi capire, è morto perché non aveva fatto il regalo d'anniversario alla moglie? No, fammi capire. Ovviamente si sposò tanti anni prima. Questa era cattiva, ma vai avanti. Esatto. Non sapeva l'inglese e si portava sempre dietro un traduttore, beato lui. Non sapeva l'inglese, però intanto i suoi film sono alla base di Hollywood. Cioè, ieri abbiamo parlato di Quentin Tarantino, parlando di Uma Thurman, chiaramente Ah, ecco, infatti, ok. esatto, parlando di Uma Thurman si parla comunque per forza anche di Tarantino, che la considera la sua musa ispiratrice, e Quentin Tarantino considera Sergio Leone un maestro per Hollywood in generale. Non solo per il genere degli spaghetti western, secondo lui Hollywood non sarebbe la stessa senza Sergio Leone. Esatto, infatti è considerato il regista dei film spaghetti western. E una cosa interessante che mi ha abbastanza colpito è che nel film C'era una volta il West, Sergio Leone ha voluto che la scena d'amore tra Claudia Cardinale e il partner fosse girata in un letto sospeso nel vuoto. Cioè, questi hanno dovuto girare con l'ansia di cadere da un momento all'altro. Io non ho parole. Mi senti? C'è la guerra, c'è l'amore. Ah. D'altronde, d'altronde, quella volta il cinema a quanto pare aveva una certa intraprendenza nel tentare questo genere di cose. Poi dicevi che si fregava ogni volta l'accappatoio in albergo. Sì, praticamente in un albergo dove andava spesso, gli stava bene l'accappatoio, se lo sentiva comodo della sua taglia, e quindi d'accordo con la reception se lo portava sempre via. E quindi aveva l'accappatoio gratis. Eh beh, ci sta. Resta. E poi tra l'altro, vabbè, chiaramente le musiche dei suoi film sono realizzate da Ennio Morricone, legato a Esatto. doppio filo con Ennio Morricone e Sergio Leone, e insomma. Sì, Fanno anche rima. ma comunque. Sì. Perfetto. Ci Perfetto. dicono se la vi nei commenti, non so perché. Se la vi, Se la vi. ok. E poi volevo anche aggiungere che nel film C'era una volta in America, i produttori hanno scelto di tagliare varie scene per questioni, penso, insomma, cinematografiche. E poi nel 2011 la figlia riuscì a recuperare 25 minuti di scene tagliate. Perfetto, dicevo, ci dicono se la vi nei commenti. Noi infatti passiamo in France. Passiamo in Francia, esatto, con Édouard Manet, da non Sì. confondere con Monet, perché c'è anche Monet. Esatto.
Anche che se secondo fanno parte un po' della stessa corrente alla fine, a livello pittorico. Sì, e il secondo scomparso di oggi, uno dei più grandi pittori francesi, padre dell'impressionismo. Lui si distingueva dagli altri perché ha cominciato a dipingere la realtà così com'era, cioè non usava il chiaroscuro, la prospettiva, o altri metodi, ma semplicemente dipingeva quello che vedeva. E questa, diciamo, che è la sua caratteristica. E dimmi. No, no d'altronde sì, lui diciamo era simpatizzante in realtà dell'impressionismo, la sua è una pittura pre-impressionistica. E poi confondo sempre Monet e Manet, quale dei due ha sposato la sua amante? Cito di una citazione che non ho colto, chiedo scusa. Non lo so, Ah, c'est però la guerre, c'est l'amour, c'est la vie, ok. comunque Manet era fidanzato con una certa Victorine, e che fu appunto lei l'ispiratrice di tutti i quadri dove c'erano delle donne. Per esempio, La colazione sull'erba, uno dei suoi quadri più Famosi famosi, o famigerati. ritrae una donna nuda in mezzo a degli uomini vestiti in un prato. E questo fu, diciamo, scandaloso all'inizio perché, insomma, una donna nuda che tra l'altro ti guarda, perché nei suoi quadri le donne ti guardano. Sì, spieghiamola questa cosa prima di passare all'indovinello. Ah no, prima c'è un altro personaggio. Sì, nel senso che il problema è che non era il problema il nudo, era un nudo in un contesto troppo attuale, diciamo, perché comunque i personaggi erano vestiti con abbigliamento moderno, quindi finché si rimaneva nel classicismo era ancora accettato, poi chiaramente anche il fatto che fosse una diciamo, vi visuale così di impressione, perché quello che succedeva era questo, che si cercava di mostrare la realtà così come appariva all'occhio umano, anche perché comunque a ritrarre la realtà ti stava pensando già alla fotografia, quindi si stava prendendo il terreno della pittura che le era stata esclusiva fino a quel secolo, insomma. Esatto. Esatto. Chiudiamo con De Gregori, ma non parliamo di De Gregori, nel senso che, ecco, nel senso che, non so quanti di voi conoscono la canzone Il bandito e il campione, anche rima, anche qui oggi le rime con one, aggiungetene voi una riferita al sottoscritto, no, a parte gli scherzi. Nel 1979 ci lasciava Sante Pollastri. Questo nome vi dice nulla? Come dicevo, avete mai sentito la canzone Il bandito e il campione? Ebbene, questa canzone parla appunto di questa leggenda, in realtà una storia vera, di questo anarchico, di questo ladro, ma anche omicida, che praticamente anche nei tempi del fascismo era entrato in conflitto con le forze dell'ordine, ha anche ucciso dei carabinieri, era un anarchico, addirittura ho trovato informazioni su lui su un sito chiamato Anarcopedia, addirittura non sapevo che esistesse un'enciclopedia degli anarchici. Bene. E lui è famoso anche per la sua amicizia con un ciclista, Costante Girardengo. Sembra che i due si siano incontrati durante una 6 giorni a Parigi. Una 6 giorni è una competizione appunto ciclistica. Erano entrambi appassionati di bicicletta, come racconta anche la canzone. E appunto però appunto pare che questo incontro, alla base di questo incontro ci sia anche la soffiata ai carabinieri che ha fatto sì che Guillaume, il commissario, poté arrestare appunto Sante Pollastri. E questa storia è poi raccontata non solo dalla canzone di Francesco De Gregori, ma anche tra l'altro da una fiction con Beppe Fiorello del 2010. Non so se la conosci, La leggenda del bandito del campione, Lilli. No, non la conoscevo, però Ecco. stavo pensando a questo fatto che l'altra volta che abbiamo parlato di Franca Bagnale, che è stato fatto un film, e stavolta è Frank, stata sì. fatta una canzone, sì.
Frank Abagnale. Tra l'altro ha ottenuto Frank. l'ergastolo, ma poi fu graziato Sì. dal presidente Gronchi, presidente della Repubblica, credo fosse. Allora, Annalisa ci dà la risposta all'indovinello di Sì, ieri. il indovinello di ieri era il padre di Giuseppe ha tre figli, qui, qua e qua. Il padre di Giuseppe ha tre figli. Uno è qui, l'altro è qua e l'altro è. Non era qua. L'indovinello di oggi, ne parliamo alla fine. L'indovinello di oggi, allora ce lo offre la nostra amica Giorgia, che salutiamo. No, fammi capire, la risposta non era qua. No. No, il padre di Giuseppe ha buongiorno. Giuseppe. Il padre di Giuseppe. Allora, Scusate, sono arrivata adesso. mentre allora, Oggi. dicevo questo indovinello ce l'ha offerto la nostra amica Giorgia. Mentre andavo nelle Ardenne, vidi un uomo e sette donne. Ogni donna ha sette sacche, ogni sacca ha sette gatte, ogni gatta ha sette gattini. Quanti andavano nelle 33 trentini andarono a Trento, tutti e 33 trottrellando. Esatto, Bene. quindi il padre di Giuseppe ha tre figli, qui Quo e Giuseppe, dicevamo. Poi Non vi ci sono ripetiamo arrivata. l'indovinello odierno. Oggi. Per gli accadde oggi parliamo più che altro di una coincidenza. Coincidenze. In quanto se nel 1789 sulla balconata della Federal Hall di Wall Street a New York, Washington presta giuramento divenendo il primo presidente degli Stati Uniti, esattamente 150 anni dopo, Franklin Delano Roosevelt è appunto il primo presidente degli Stati Uniti ad apparire in televisione. Bene. E poi appunto mi dicevi che l'evento ha segnato l'introduzione del televisore al pubblico americano, l'inizio delle trasmissioni regolari in epoca di radio. Sì, esatto. Esatto. E quindi se oggi vediamo Sgarbi dire Capra in TV sappiamo dove dobbiamo tornare, a parte gli scherzi. Chiudiamo qui e ripetiamo l'indovinello di oggi. Ah, dimenticavo, ringraziamo Anna Maria che ha risposto all'indovinello di ieri, che era effettivamente, come diceva lei, era effettivamente facile, un po' truffaldino, ma facile. Ed è altrettanto truffaldino quello di oggi, ve lo dico così. e poi chiaramente la risposta ve la daremo lunedì prossimo. Sì, perché domani è festa. Esatto, mentre andavo nelle Ardenne, vidi un uomo e sette donne, ogni donna sette sacche, ogni sacca sette gatte, ogni gatta sette gattini, quanti andavano nelle Ardenne? Chiudiamo qua, grazie per essere stati con noi, questo mio ondeggiare è stato abbastanza inquietante, in effetti, grazie per essere stati con noi, ci vediamo lunedì, buon 1º di maggio Sì. e noi ci vediamo lunedì prossimo con una nuova puntata di Che giorno è, sempre alle 10. Buona giornata e buon weekend e buon 1º maggio a tutti, anche a chi lavora e a chi cerca lavoro, che anche cercare lavoro è un lavoro. In bocca al lupo a tutti Esatto. quanti per tutto quanto e mi raccomando, hashtag io resto a casa, teniamo botta, ce la possiamo fare. Ciao a tutti! Ciao a tutti.